Un saluto da Giuseppe Ragozzino, adesso vediamo la navigazione stradale con il Navigon nella versione 1.4. Tra le impostazioni di nuovo troviamo la possibilità di inserire le coordinate oppure il servizio di emergenze, che in pratica ci permette, selezionandolo, determina in pratica la posizione nostra, il GPS, e ci dice cosa abbiamo intorno, per esempio benzinai, servizi di polizia, eccetera. Inserire le coordinate è quantomeno chiaro. E tra le opzioni troviamo sempre le solite. Per selezionare il tipo di velocità in auto, dobbiamo selezionare auto. Come tipo di tragitto abbiamo veloce, migliore, breve, panoramico. Selezioniamo veloce, che va più che bene nel nostro caso. Inseriamo indirizzo. Milano va bene. Non ha preso la Cilica d'Orna. Piazzale Luigi Cadorna, ci chiede un numero, va bene Piazzale Luigi Cadorna in maniera generica, ci fa vedere un'anteprima, ovviamente facendo di più si andrebbe anche in maggiori dettagli, facciamo avvia navigazione. Perfetto, il percorso l'ha calcolato, dice l'ora prevista di arrivo, quanto manca, in basso a destra troviamo sempre la possibilità di comandare l'iPod incluso e invece in basso sulla sinistra troviamo la descrizione, diciamo in maniera più dettagliata, della prima svolta che dovremo appunto andare ad effettuare. Grafica fluida, piacevole, non ci sono grossi cambiamenti rispetto alle versioni precedenti. A 200 metri, giri a... A differenza invece di quanto vedremo con la grafica a piedi, che sarà leggermente diversa. Mettiamo al massimo le indicazioni vocali. Come vedete in alto la velocità in chilometri all'ora viene effettivamente aggiornata. L'aggiornamento è comunque fedele con quanto possiamo riscontrare sul tachimetro della macchina. 200 metri, giri a destra, viaggia a Pietrino e poi giri a sinistra. Ora giri a destra. La posizione nostra viene aggiornata con una buona velocità, come potete. 300 metri, giri a sinistra, via degli Ailanti. Ora giri a sinistra. Le indicazioni sono molteplici, sono chiare, c'è anche la possibilità appunto di sentire i nomi delle vie nelle quali ci si deve immettere. Momento ha assolutamente preso una cantonata il navigatore perché la strada invece
l'uscita ce l'ha, ed è una strada di normale scorrimento. Fra 200 metri arriva alla rotatoria, esca alla terza uscita, in via Deckmaul. Probabilmente il fatto che nevica l'ha mandato in palla. Diciamo che a parte quella piccola defiance precedente, la grafica nella media dei percorsi comunque è attendibile, la posizione stessa del dispositivo viene rilevata correttamente. La posizione infatti che ha in questo momento viene aggiornata di continuo, come potete vedere, ed è straordinariamente precisa, tenendo appunto presente che ci troviamo su una navigazione quantomeno di emergenza, ecco, come considerazione, basata su un dispositivo come l'iPhone, che di per sé ha un segnale GPS appena appena sufficiente per un utilizzo minimo. Se già era buono infatti l'aggiornamento della posizione stessa sulla precedente versione, sulla 1.3, sulla 1.4 possiamo dire che rasenta un'ottima usabilità del dispositivo. Teniamo presente che la carica della batteria, purtroppo, essendo una batteria integrata, comunque durerà veramente, veramente poco rispetto a un navigatore nato per fare il navigatore, come possono esserci molti PNA in circolazione. Il fatto poi di non averla intercambiabile, la batteria, costringe l'utente che vuole utilizzare l'iPhone come navigatore on board di dotarsi di una caricabatterie da auto. È un must in questi casi. Ora giri a destra. Potete sentire, attivando l'opportuna funzione di avviso su Autovelox Photored, che comunque viene inclusa col navigatore, possiamo essere anche avvisati della possibilità di controllo del traffico, di un limite di velocità. In questo caso lo vediamo in alto sulla destra, vediamo che sulla strada che stiamo percorrendo non possiamo superare i 50 orari. In questo momento sbagliamo volutamente strada, vogliamo prendere la prossima perché questa possiamo immaginare sia chiusa per lavori in corso. La posizione sta per essere aggiornata. Il ricalcolo già avvenuto. In questo momento ci troviamo in questa posizione, c'è un leggero lag, come potete vedere, dovremmo trovarci un 25 metri più avanti, poiché abbiamo già effettuato la svolta, siamo solo in attesa di poter rifluire causa traffico. È stata aggiornata. Con questa breve presentazione spero che una parziale funzione, un'idea sul Navigon 1.4 ve la siate fatta. Un saluto, a presto da Giuseppe Ragozzino.